Saluto a tutti da autogold.it. In questo video vi mostreremo quattro additivi Sintofon per detergere determinati componenti meccanici. Diciamo innanzitutto che la pulizia della meccanica è la prima cosa da fare per aumentare l'efficienza e l'affidabilità di qualsiasi veicolo. Quindi ricordiamoci sempre, una meccanica pulita è una meccanica efficiente che dura nel tempo e quindi molto meno soggetta a guasti. Adesso andiamo a vedere additivo per additivo questi pulitori. Sintofon Radiator Clean è un prodotto per detergere completamente, disincrostare il circuito di raffreddamento, quindi il circuito radiatore. È compatibile con qualsiasi veicolo, auto, moto, camion, camper, insomma qualsiasi tipo di veicolo può utilizzare questo additivo. Elimina completamente qualsiasi tipo di sporco o incrostazione presente all'interno del circuito di raffreddamento. Si svuota il circuito. Si mette acqua più Radiator Clean, dopodiché si avvia il motore per almeno 20 minuti, 20-30 minuti circa. In questi 20-30 minuti Radiator Clean pulisce completamente il circuito di raffreddamento. Infine andate a scolare accuratamente il circuito, fate anche un risciacquo, quindi una volta scolato riempite di nuovo con acqua e scolate di nuovo, così eliminate ogni traccia di sporco, incrostazione, calcare e quant'altro. Terminata la pulizia, andate ad immettere il nuovo liquido di raffreddamento. Questa pulizia del circuito radiatore serve a eliminare, naturalmente, la finalità è quella di eliminare lo sporco e il risultato finale è quello di avere un circuito ben pulito, di conseguenza il nuovo antigelo andrà a raffreddare al meglio, aderendo al meglio sui componenti metallici del circuito stesso. Adesso andiamo a vedere un altro additivo, Sintoflon ET. Molti di voi probabilmente già lo conoscono. E questo è un prodotto per pulire l'interno del motore. È molto particolare, è un additivo unico sul mercato europeo, ma anche a livello internazionale, perché non solo pulisce il motore, ma stende anche una prima lieve protezione antiattrito a base di Teflon. Agitate il flacone, immettete questo prodotto ET ad olio caldo, nell'olio tra virgolette vecchio, dopodiché utilizzate il veicolo per alcune centinaia di chilometri. Possono essere 500 km, si può arrivare anche a 700-800 km senza alcun problema. Quindi è un pulitore che si utilizza su strada. Dicevamo, lo immettete, utilizzate il veicolo comunque immediatamente per almeno 60 minuti. Dopodiché potrete completare, diciamo, la detergenza nei giorni successivi utilizzando appunto il veicolo, sia auto, sia furgone, camion, eccetera. E terminata, diciamo, l'operazione di pulizia in queste centinaia di chilometri da percorrere, scolerete accuratamente l'olio vecchio e andrete poi ad immettere il nuovo olio. Anche qui un motore ben pulito, un circuito di lubrificazione ben pulito consente poi al nuovo olio di garantire le massime performance di lubrificanti, massime performance antiattrito e quindi massima protezione per il motore. Quando utilizzare T, utilizzatelo ad ogni tagliando, possibilmente a partire all'incirca dai 30.000 km. È un prodotto estremamente sicuro anche su veicoli con moltissimi chilometri. Se ad esempio avete un mezzo che ha 300.000 km e non l'avete mai pulito internamente al motore, potete utilizzare in totale sicurezza Sintofon ET, che appunto è sia un pulitore estremamente graduale e delicato, e sia poi stende, dicevamo, una prima protezione a base di Teflon micronizzato. Poi ad olio nuovo andrete a rafforzare questa protezione immettendo Sintofon Protector. Quindi ET, pulitore interno motore e circuito di lubrificazione. Il terzo prodotto che andiamo a vedere è Sintofon Flushmatic. Come si può capire dal nome, è un additivo che va a pulire il cambio automatico, qualsiasi tipologia di cambio automatico, sia quelli più vecchi e sia quelli di ultimissima generazione a doppia frizione, come ad esempio i cambi DSG o anche i cambi Alfa Romeo, che gli ultimi, diciamo, di questi ultimi anni sono a doppia frizione. Hanno una elevatissima efficienza e rapidità nelle cambiate. Questo prodotto si mette nell'olio già presente, dopodiché utilizzerete il veicolo per circa 20 minuti. Durante questi 20 minuti, Flushmatic è in grado di detergere tutti gli ingranaggi del cambio automatico in modo estremamente graduale e delicato,
Di conseguenza andrete a liberare il cambio, gli ingranaggi da qualsiasi residuo, da qualsiasi tipo di incrostazione. La pulizia del cambio automatico è decisiva per l'affidabilità del cambio stesso. Eseguitela sempre ad ogni sostituzione dell'olio. L'olio del cambio automatico, la sostituzione dell'olio del cambio automatico eseguitela almeno ogni 50-60.000 km. In questo modo si abbatte totalmente o quasi totalmente il rischio di problemi, malfunzionamenti e guasti al cambio automatico stesso. Quindi il Flushmatic è veramente un prodotto molto semplice nel suo utilizzo, in grado di incrementare notevolmente l'affidabilità e l'efficienza del cambio, perché un cambio automatico ben pulito non solo poi viene lubrificato al meglio dal nuovo olio, ma migliora anche dal punto di vista della silenziosità, degli innesti, non ci sono più quegli scattini che a volte ci sono nei cambi automatici, quindi è veramente un prodotto estremamente utile che consigliamo ogni volta da utilizzare ogni volta che sostituite l'olio, quindi ogni 50-60.000 km. Infine andiamo a vedere questo prodotto della Sintofron, è l'ultimo additivo entrato sul mercato realizzato da Sintofron, sono poche settimane che è sul mercato, si chiama Gear Flush. È un prodotto che è specifico per la pulizia dei cambi manuali. Quindi abbiamo appena visto la pulizia dei cambi automatici e questo prodotto invece è specifico per i cambi manuali. Lo immettete nell'olio vecchio, utilizzate il veicolo per circa 20 minuti e in questi 20 minuti Gear Flush pulisce totalmente gli ingranaggi della trasmissione manuale. Il dosaggio è di 40, massimo 80 millilitri per litro di olio del cambio, quindi diciamo che un flacone da 125 grosso modo tratta cambi con 2 litri, 2 litri e mezzo, anche fino a un massimo di 3 litri. Quindi utilizzate il veicolo per questi 20 minuti, dopodiché scolate accuratamente il tutto, quindi l'olio vecchio e quindi i relativi residui che vengono portati via, e immettete il nuovo olio per cambio automatico. Anche qui utilizzatelo ad ogni sostituzione dell'olio del cambio, quindi ogni 50-60.000 km, e noterete come un cambio liberato da sporche incrostazioni diventi molto più efficiente, molto più anche più silenzioso. Poi ad olio nuovo, utilizzate oli specifici per il vostro cambio, potete immettere il trattamento protettivo specifico per cambi manuali Gear Lube. Se avete domande, naturalmente siamo ben volentieri a disposizione, potete commentare il video e ben volentieri vi daremo tutte le indicazioni. Tornando un attimo al Sintofron ET pulitore per motori, il dosaggio è di circa 125 ml per ogni litro di cilindrata, quindi un flacone come questo da 250 ml tratta grosso modo motori di 1500 fino a 2000 di cilindrata. Per quanto riguarda invece Radiator Clean additivo pulitore radiatore, il dosaggio va da 50 a 100 ml per ogni litro del circuito. Un flacone da 500 ml di conseguenza tratta da 5 a 10 litri, quindi se avete un circuito di 8 litri potete utilizzare tranquillamente tutto il flacone di Radiator Clean. Tutti questi additivi sono disponibili nel nostro store online autogold.it, spediamo in tutta Italia e in tutta l'Unione Europea a privati, officine, enti, aziende, squadre, perché ci contattano anche team sia di auto che di moto. Un saluto a tutti, grazie per aver visto questo video. Ci vediamo ad un prossimo filmato, sempre con indicazioni, speriamo per quanto possibile a voi utili per la manutenzione del vostro veicolo. Ciao a tutti da autogold.it.